praticamente è qualcosa che viene da dentro, non è il solito discorso preconfezionato, scritto, naturalmente immagazzinato senza un po' di pensieri importanti. Ecco, era assolutamente piacevole ascoltare queste parole che il dottor Farro ha detto in maniera precisa contro la mafia, contro quello che è successo negli ultimi decenni in Italia. Io volevo dire una cosa, volevo dire che sicuramente sono molto felice di essere stato invitato a questa manifestazione che porterà alla conclusione, come ha detto il professore, il 21-22 di marzo a Latina, un evento nazionale dove si parlerà di memoria e di impegno contro la mafia. Un ringraziamento particolare naturalmente a tutti gli organizzatori di Libera, un ringraziamento particolare anche all'Auser, alla scuola, all'istituto scolastico, che voglio ricordare, io sono tornato qua forse a 1 o 2 anni di distanza da un altro evento, era stato organizzato un evento sulla legalità con la Polizia di Stato, la sorella di Emanuela Lui, Claudia, che aveva partecipato in maniera convinta a questa iniziativa degli studenti. Era un evento importante dove si era parlato in maniera approfondita delle mafie, delle stragi mafiose e della legalità. Ricordo con piacere quella giornata che ha visto un evento come questo partecipato da tantissimi studenti, dove sono state fatte alcune riflessioni. Io come sindaco di Carbonia ringrazio perché questo evento, anche questo è stato fatto a Carbonia, è stato fatto in questa scuola. Una scuola che porta il nome di Emanuele Aldori, che noi tutti ricordiamo, ma giustamente bisogna ricordare, come ho fatto in quella giornata, anche tutti gli altri che ho voluto ricordare per nome, nemmeno per cognome, che hanno partecipato alle scorte, che hanno purtroppo donato la loro vita per cercare di ripristinare la legalità e mantenere naturalmente la nostra nazione in una condizione che non sia in qualche modo allo sbando totale. Ci sono state tante persone, alcuni dicono che siano forse più di 900 di coloro che hanno perso la vita per mafie, un numero impressionante di tantissimi ragazzi e ragazze che facendo il proprio dovere come Emanuele Aldori hanno perso la loro vita. Ci sono stati, ricordava Caponnetto, volevo ricordare Falcone Borsellino, che ricordiamo tutti. Qualcuno racconta, non lo so se sia vero, però mi ha impressionato, che il giudice Borsellino moltissime volte andava a fare la spesa da solo, perché forse si era accorto per difendere le persone che dovevano difendere lui. E in qualche modo si era accorto che c'era una pressione continua da parte della mafia nei suoi confronti e voleva tutelare queste giovani vite, che naturalmente queste giovani persone che facevano il proprio lavoro. Non so se sia una leggenda, ma secondo me qualcosa di vero c'è da questo punto di vista. Diceva il professor Farro della memoria, io penso che sia la cosa principale. Noi molte volte a Carbonia andiamo alla memoria a ricordare tutti coloro che hanno consentito a questa città di esistere, che sono i nostri padri, i nostri nonni, che hanno sacrificato la vita nelle miniere di carbone e molte volte hanno consentito a questa città a tre quarti di secolo di continuare a vivere, di continuare a essere presente. Lo stesso bisogna fare per le vittime di mafia, penso che siano delle persone che hanno consentito ancora all'Italia di essere uno dei più grandi paesi industrializzati del mondo. Un'altra riflessione che volevo dire è soprattutto sull'intervento delle mafie: non c'è possibilità di crescita economica, non c'è possibilità di crescita di questo paese se non si riesce a eliminare le mafie in Italia. Nessun investitore straniero, nessuna azienda seria riesce a insediarsi in determinate parti del paese. Io penso che quello che fa l'Associazione Libera, quello che fanno tantissime associazioni che si occupano di mafia, sia una cosa da sostenere con tutte le nostre forze,
cercando di fare anche noi il proprio dovere, a partire, lui citava dagli enti locali. Io penso che l'ente locale sia l'avamposto delle nostre istituzioni. Molte volte le tensioni si scaricano sugli enti locali perché non vengono riconosciute in maniera precisa le altre istituzioni. Io penso che i comuni devono essere in prima linea per combattere queste infiltrazioni mafiose, per combattere le mafie che non consentono a questo Stato, a questa nostra nazione, di fare un salto di qualità. È uno dei nostri limiti questo, quindi assolutamente da sostenere l'iniziativa anche fatta dall'Associazione Libera. Ecco, io penso che questo sia uno dei punti fondamentali. E in conclusione volevo già parlare su questa scuola. Questa scuola è stata sempre in prima linea in questi anni, e io penso che manifestazioni del genere devono essere ripetute, e noi le vogliamo sostenere anche in maniera più continua, per poter fare un salto di qualità. Naturalmente l'unica cosa che non possiamo fare è abbassare la guardia. Quando le mafie vengono considerate, in qualche modo battute, si riproducono, si reinsediano, si allargano di nuovo, quindi naturalmente quello che non possiamo fare è abbassare la guardia, e noi dobbiamo essere convinti assolutamente che questa è una lotta che si può vincere, che dobbiamo vincere per il bene di tutte le nuove generazioni. Senza la mafia io penso che ci possa essere uno sviluppo più continuo, uno sviluppo più preciso della nostra nazione. Grazie.